Buonasera cari telespettatori, è il vostro sarto dell'atto notarile che vi parla, il notaio Rossi da Porto Sant'Elpidio, per la vostra gradita trasmissione I consigli del notaio. Di cosa parliamo questa sera? Di proprietà ereditarie, di comunioni legali dei beni, di divisioni ereditarie. Cominciamo dal primo caso. Il primo caso è un caso disciplinato dal Tribunale di Perugia. La Cassazione si pronuncia con una sentenza di fine 2018, la 24.160. Qual è la storia? La storia è questa. Un marito compra una casa in pessime condizioni nel centro storico di Perugia. Poi, e lui è in comunione legale dei beni con la moglie, poi spende dei soldi per rimetterla in condizioni vivibili, in condizioni diciamo accettabili. Poi la vende questa casa e la moglie in quella sede afferma che la proprietà per metà è la sua. Il marito dice che la comunione legale vale per la sola casa comprata, non vale per le spese di ristrutturazione che il marito ha maturato su questa casa. Non solo, ma la moglie pretende dal marito che gli dia il 50% dei fitti locativi che il marito nel frattempo ha incassato dall'affitto della casa. E che dice il Tribunale di Perugia? Il Tribunale di Perugia dà ragione alla moglie. Perché dà ragione alla moglie? Perché dice la proprietà è caduta in comunione legale. Se è caduta in comunione legale, tuo marito ha affittato la proprietà, i fitti devono essere tutti e due, devi restituire metà dei fitti. Quanto alle spese che il marito sostiene che la moglie gli debba ridare, il Tribunale di Perugia rigetta la domanda del marito, poiché essendo una proprietà in comunione legale, il marito non ha diritto a farsi rimborsare queste spese perché anche questi costi ricadono nella comunione legale. Bene, e andiamo avanti. La Corte d'Appello di Perugia, in secondo grado, invece accoglie parzialmente le richieste del marito. E entrando nel merito, dice che, uno, se il marito ne ha l'amministrazione, il marito non deve dare alla moglie la metà dei canoni di locazione. Due, che in comunione legale ricade l'edificio vecchio, se il marito ristruttura la casa ha diritto a farsi dare dalla moglie metà dei costi di ristrutturazione. E che dice invece la Cassazione con questa sentenza 24.160 di fine 2018? La Cassazione dà ragione alla moglie sotto alcuni profili, ma non su tutti. In particolar modo, la Cassazione ritiene che il marito non può non spendere i soldi dei fitti per la famiglia. Se li spende per scopi estranei alla famiglia, deve comunque dare alla moglie il 50% di quei fitti. Due, la Cassazione dice che se il marito ha speso dei soldi per ristrutturare una casa in comunione, quel tipo di spesa è una donazione indiretta a favore del coniuge. Però la Cassazione fa un distinguo. Siccome marito e moglie sono separati, la Cassazione dice fino alla separazione è una donazione, dopo la separazione non c'è più il rapporto di stretto che c'era prima della separazione legale tra i due, anche se resta il coniugio, per cui non valgono le regole della comunione legale, poiché la separazione legale crea anche separazione dei beni. Come due soggetti in separazione dei beni, due estranei, la moglie deve partecipare per quel periodo di spese fatte dopo la separazione per metà ai costi di ristrutturazione che ha sostenuto il marito. Quindi si è comportata la Cassazione in modo salomonico, ha dato ragione alla moglie per alcuni aspetti, ma per altri ha dato ragione al marito per le spese che il marito ha sostenuto dopo la separazione legale, salvo che la Cassazione nel caso di specie ha comunque dato ragione alla moglie in tutto, perché il marito non aveva provato quali spese erano avvenute dopo la separazione. Però siccome ci sarà un giudizio di rinvio, in quella sede il marito potrebbe dimostrarlo. Cosa consiglia il notaio dopo una storia del genere? Che se tu marito compri in comunione legale con la moglie una casa vecchia, non pretendere dalla moglie
che partecipi alle spese per sistemarla, perché tutto fa parte della comunione legale, anche ciò che ristrutturi, perché se la compravi bella e dall'inizio bella ristrutturata, non era pure quella metà bella ristrutturata della moglie? Allora non puoi distinguere, caro marito, la metà che ti compri brutta della casa più le spese. Tu immagina che hai comprato alla comunione una casa bella e finita, era la stessa cosa. Seconda cosa, tu marito incassi gli affitti di una comunione legale? Investili nella famiglia. Ma se investi scopi e stare nella famiglia, sappi che la moglie te ne chiede la metà. Bene, andiamo avanti. Altro caso. Quest'altro caso, che è un caso, diciamo, il cui fatto sta a Rovereto, è deciso dalla Corte d'Appello di Trento, su cui la Cassazione si è pronunciata con questa sentenza del giugno 2018, la 12.504, riguarda un caso di comunione ereditaria. Noi abbiamo una signora che ha ereditato insieme ad altri una proprietà, si va a vendere dei beni che ha ricevuto in eredità e che in testamento andavano a lei, e in sede di vendita si viene un altro dei coreti e dice: mi spetta la prelazione ereditaria, mi spetta il ritratto successorio, hai venduto ma a parità di prezzo io, quale coerede tuo, ho diritto a ricomprarmeli. E l'avvocato della venditrice dice: no, c'era stato un precedente atto di divisione per stralcio con cui praticamente quella proprietà, essendo stralciata, non faceva più parte della comunione legale, per cui io non dovevo comunicarti niente, la vendita è valida. In tutti questi casi la sorella che ha venduto, la sorella Caterina che ha venduto, questa sorella insieme all'acquirente ha vinto la causa, l'ha vinta sia in primo grado al Tribunale di Rovereto, sia alla Corte d'Appello di Trento, sia in Cassazione. Cosa ha detto in più la Cassazione? Ha detto che la comunione ereditaria, nel momento in cui si procede a una divisione anche che non riguardi coloro che hanno questa proprietà, ma un altro gruppo di eredi, e quindi una divisione a stralcio parziale di altre proprietà, pur rimanendo una comunione sugli altri beni, non è più tale, e quindi con i diritti ereditari, per l'avvenuto stralcio, e che comunque in presenza di un testamento che attribuisce dei beni a un soggetto, automaticamente cessa di considerarsi una forma di comunione, ma diventa una proprietà esclusiva, per cui l'erede se la può vendere. Quindi cosa consiglia il notaio? Ma i consigli del notaio sono questi: se tu vuoi venderti una proprietà ereditaria, controlla se la proprietà è stata già divisa dal testatore o per testamento o per altro, oppure se anche un gruppo di eredi è fuoriuscito, a quel punto la vendi senza pensarci troppo. Ma se invece stai dalla parte dell'altro erede, devi vedere se non ci sono state forme divisionali anche parziali. Inutile fare una causa se ci sono state forme divisionali. La causa con cui hai diritto di riscattare un bene ereditario la fai solo se la proprietà è in comune dall'eredità ed è restata in comune nella sua interezza. E non puoi promuovere questa causa se anche un piccolo bene è stato dato a stralcio a un altro coerede. Una piccola divisione a stralcio rende non più ereditaria la comunione per l'interezza. Andiamo all'ultimo caso. Abbiamo una proprietà, anche qui a Salerno, una proprietà che è in parte ereditaria, muore un signore, e a chi va questa eredità? Questa eredità va in parte alla moglie, in parte al fratello del defunto e in parte alla madre del defunto. Su questa vicenda si pronuncia la Cassazione con la sentenza 14.406 di luglio 2018. Che dice questa sentenza? Dunque, cosa succede in realtà? Quali sono i fatti della sentenza? I fatti sono questi. Il fratello e la madre del defunto si vendono la loro quota, quindi resta in comproprietà la moglie del defunto insieme a un estraneo che ha comprato queste quote dal fratello del defunto e dalla madre del defunto. L'estraneo, una volta che ha comprato queste quote, chiede la divisione dalla moglie, e non solo, gli chiede pure i fitti, perché dice: te lo godi tutto tu l'appartamento, mi paghi pure i fitti. Cosa dicono questi giudici sulla vicenda? Danno ragione tutti alla moglie, compresa la Cassazione.
In particolar modo, tutti i giudici dicono che la moglie non deve pagare i fitti perché, essendo un coniuge che abita la casa coniugale, l'articolo 540 del codice civile dice che è un suo diritto e quindi non gli si possono chiedere i fitti per godersi un bene. E quindi sul diritto a pagare, sul dovere di pagare i frutti, o i frutti civili sarebbero l'affitto dell'appartamento, o comunque un compenso per l'affitto, la moglie non deve nulla finché vive perché ha un diritto d'abitazione coniugale. Quanto invece al discorso del conguaglio, perché la divisione riguardava delle quote in cui la moglie doveva pagare un conguaglio, la Cassazione dice che nel conguaglio si deve tener conto dello stesso valore del diritto d'abitazione, per cui il conguaglio che doveva pagare la moglie diventa di gran lunga inferiore a quello chiesto dall'estraneo acquirente, poiché costui aveva considerato solo la quota di diritto di questa moglie, di 2/3, sull'eredità del defunto, ma non il diritto d'abitazione. E siccome il diritto d'abitazione comunque spetta alla moglie in proprio, si aggiunge ai 2/3 che già c'erano sulla quota ereditaria del marito. Quindi era una proprietà che era 1/3 alla madre del defunto, 1/3 al fratello del defunto e 1/3 al defunto. Muore il defunto, il terzo del defunto va 2/3 alla moglie del defunto, l'altro terzo agli altri. Ma la moglie non c'è solo quei 2/3 di 1/3, ossia 2/9, ma la moglie ha anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale, che riguarda solo la sola quota di 1/3, e questo diritto di abitazione pesa non solo perché non deve pagare i canoni, ma anche perché il valore della sua quota va rialzato della differenza. Consigli del notaio. Bene, se sei una moglie e ti trovi a essere vedova su una proprietà ereditaria, di agli altri che ti spetta il diritto di abitarla senza che paghi nulla, perché te lo dà la legge. Se sei dalla parte degli altri, devi considerare che la moglie ha diritto di abitarci per legge, ed è inutile promuovergli delle cause in cui gli vuoi dare solo la quota e restringerla. Gli devi riconoscere in queste cause il diritto di abitazione e non gli puoi chiedere nulla per gli affitti e per i canoni e per il godimento. Te la tieni, punto e basta. Morale della favola. Nel caso di specie, perché questo moglie e marito non avevano figli e quindi scattava l'eredità degli altri. Morale della favola: un fratello che se sposa una moglie più giovane in una proprietà comune e se la gode, mette a rischio l'intera proprietà comune agli altri due, al fratello e alla madre, perché questa moglie poi avrà il diritto di godersi la casa finché vive, almeno per la quota di 1/3. Questi sono i consigli del notaio. Beh, spero che la cosa vi abbia interessato. Vi saluto con piacere, qui da Porto Sant'Elpidio, il vostro notaio Alfonso Rossi. Buonasera a tutti.